Cari amici, buonasera a tutti e benvenuti in questo video. Qui sul mio tavolo da lavoro quest'oggi c'è questo splendido televisore a tubo catodico di marca Stern, che così su due piedi potrebbe non dirci nulla. In realtà si tratta di un Seleco, ma sul mio secondo tavolo da lavoro vediamo che ci sono altri due televisori a tubo catodico. Uno piccolino di marca Innoit con lettore DVD incorporato e uno invece più grande di marca Thomson. Questi tre televisori, che ora possiamo vedere in tutto il loro splendore, mi sono stati ceduti temporaneamente da una mia carissima amica di vecchia data, che a tal proposito ringrazio per la fiducia dimostrata nei miei confronti, perché necessitavano di un po' di manutenzione. Al momento tutti e tre questi televisori funzionano perfettamente e in questo video voglio proprio dimostrarvi il loro funzionamento. Voglio dimostrarvi inoltre il funzionamento di questo decoder digitale terrestre che vediamo qui sopra, che è stato anche lui riparato con successo, mentre questo secondo decoder digitale terrestre che vediamo qui sopra al televisore Stern è irreparabile, pronto per andare in discarica, non c'è più niente da fare, ma di lui ne parleremo dopo. Partiamo adesso con il dimostrare il funzionamento del televisore Innoit. Allora, accendiamo tramite il pulsante di accensione, si accende il LED blu dello standby. Per poter accendere effettivamente il televisore occorre premere uno dei tasti laterali qui, program più o program meno, e il televisore pian pianino si accende. Tra poco, eccolo, perfetto. Appare lo schermo blu perché al momento non è collegato alcun ingresso e come possiamo vedere lo schermo è completamente blu e questo è un buon segno. Perché vi dico questo? Perché alla prima accensione di questo Innoit, sullo schermo, qui nella parte alta, c'erano diverse macchie colorate, rosso-violaceo. Cosa significa questo? Significa che il cinescopio o tubo catodico si era magnetizzato. E solitamente quando ciò accade, sullo schermo appaiono delle macchie di colore bluastre, rosse, verdi, insomma, il colore presenta dei problemi. Vediamo invece adesso che il blu è uniforme in tutto lo schermo. Normalmente tutti i televisori a tubo catodico sono dotati di un circuito interno di smagnetizzazione del cinescopio. Delle volte però ciò non è sufficiente e occorre un aiuto esterno per smagnetizzare efficacemente lo schermo. Per smagnetizzare questo piccolo televisore Innoit mi sono servito di questo saldatore a pistola, potenza 100 watt, che è un efficacissimo smagnetizzatore. Si deve procedere in questo modo, ovviamente dopo aver dato tensione al saldatore. Ci si deve avvicinare allo schermo senza toccarlo, però dare tensione al saldatore e agire in moto circolare in questo modo. E pian pianino ci si deve anche allontanare dallo schermo del televisore. In questo modo, eventuali residui di magnetismo, diciamo, sullo schermo verranno eliminati. Come possiamo vedere, adesso lo schermo è perfettamente uniforme, senza macchie di colore. Lasciamolo pure acceso l'Innoit e passiamo al Thomson. Allora lo accendiamo tramite pulsante di accensione. Si percepisce già l'elettricità statica sullo schermo. Perfetto, e anche il Thomson si è acceso. Vediamo che in questo caso però la schermata rimane nera. Qual era il problema di questo Thomson? Semplicemente che tentava di accendersi, delle volte magari ci riusciva anche, ma subito dopo si spegneva immediatamente e dal retro del televisore si sentiva friggere, come dei componenti elettronici, diciamo, che friggono, ecco. Il problema di questo Thomson qui era un eccesso di umidità sotto la ventosa del cinescopio.
nella parte alta qui dietro del cinescopio o tubo catodico è presente una ventosa collegata poi al trasformatore di riga, e se al di sotto di questa ventosa si forma della condensa, dell'umidità che può accadere, insomma, chiaramente il televisore inizia a presentare dei disturbi, come ad esempio delle scariche sull'immagine, fino al completo spegnimento del televisore in quanto va in protezione. Una bella ripulita del telaio interno, una scrupolosa ripulita del telaio interno è quanto è bastato, diciamo, a ripristinare il corretto funzionamento di questo splendido e solidissimo televisore Thomson. Passiamo ora al terzo ed ultimo, il mio preferito, questo Stern Seleco, che anche lui presentava qualche problemino. Il problema di questo Seleco stava in questa pulsantiera qui che ho rimosso. Questa pulsantiera, ahimè, si è rotta. E questa pulsantiera andava qui davanti. Vediamo che ci sono i vari pulsanti, program più o meno, volume più o meno, e un quinto pulsante che credo serva ad accedere a dei menu. Questa pulsantiera stava qui davanti. Però rompendosi, i tasti più e meno rimanevano perennemente premuti, pertanto non era possibile né accendere il televisore né tantomeno cambiare i canali. Allora, accendiamo anche lo Stern. Perfetto. E andiamo subito sul programma AV. Questo Stern ci impiega un attimino prima di accendersi, un televisore di vecchia generazione. Perfetto, anche lui si è acceso correttamente. A questo punto direi di accendere il decoder, che è stato anche lui riparato, come vi dicevo prima. Allora, lo accendiamo. Che ho bisogno di sapere. E l'immagine appare correttamente su tutti e tre i televisori. Un attimo che spegniamo la luce. Voilà. Magnifico, guardate che bello. Proviamo a navigare un po' fra i canali, andiamo su Rai 1. Ottimo, questo è il Thomson. Grazie. Questa. Questo è l'Innoit. Stasera ho l'onore, grazie, grazie. Non mi fate emozionare. E quest'ultimo è lo Stern Seleco. Commuovere, anzi. Questa sera. Grazie. Riaccendiamo la luce, perfetto. Vediamo che tutti e tre i televisori funzionano perfettamente. Sul Thomson c'è un leggero nevischio. Spengo il decoder. C'è un leggero nevischio che però non è causato dal televisore, bensì molto probabilmente dai cavi che sto utilizzando per testarlo, che probabilmente creano delle interferenze, perché prima collegando direttamente il decoder al televisore l'immagine era semplicemente perfetta. Adesso possiamo spegnere. Spegniamo i tre televisori. Spegniamo anche il Seleco con il caratteristico lampo sullo schermo allo spegnimento. Questo decoder digitale terrestre qui è stato graziato, diciamo, dal finire in discarica, in quanto l'ho recuperato e non si accendeva, era completamente morto. La causa di questo stato di morte, volete proprio saperlo? Ora ve lo mostro. Questo condensatore qua, un condensatore elettrolitico del valore di 10 volt e 2200 microfarad, polarizzato, come possiamo vedere, e se riusciamo a vedere, il top di questo condensatore si presenta gonfio. Quando un condensatore è gonfio così, bisogna sempre guardarlo con sospetto perché potrebbe essere fallato. E infatti la sostituzione di questo banalissimo condensatore ha riportato questo seppur economicissimo decoder digitale terrestre al suo funzionamento corretto. Altrettanto bene però non è andata per il suo fratello gemello che vediamo qui sopra. Questi due decoder, come vi dicevo prima, sono identici, in quanto questo qui l'ho smontato, ma purtroppo è rimasto vittima del recente temporale.
Per cui ho rinvenuto un circuito integrato interno e completamente esploso, irriconoscibile, e diversi componenti anche sulla scheda del sintonizzatore, diversi componenti un po' bruciacchiati. Pertanto per questo decoder non c'è assolutamente più nulla da fare. La soluzione per questo decoder è questa, il cestino. Questi tre televisori invece funzionano perfettamente, necessitavano solo di un po' di manutenzione e adesso possono essere riconsegnati alla legittima proprietaria, che sicuramente sarà contenta. Come possiamo vedere, anche lei è amante del vintage. Tre televisori a tubo catodico, nessun televisore a LED, LCD o quant'altro. Il caro, buon, vecchio, indistruttibile televisore a tubo catodico. Cari amici, per questo video è tutto. Vi ringrazio per la visione. Spero vi sia piaciuto. Se ci sono domande, fatemele pure. E ci risentiamo presto con qualche altro video, che ho qualcosina ancora in serbo per voi. Cari amici, buona serata.